Torniamo a dialogare con gli Emirati Arabi proiettando le Marche in un panorama internazionale. Ha esordito così il governatore Francesco Acquaroli in collegamento da Palazzo Raffaello ad Ancona, da dove, insieme al presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini e al testimonial della regione, il CT della Nazionale di Calcio Roberto Mancini, ha seguito l'avvio della settimana delle Marche all'Expo di Dubai. Nella futuristica cornice del Padiglione Italia è stato presentato il programma di eventi della delegazione di imprenditori, guidata dal vicepresidente e assessore alle attività produttive Mirko Carloni e contraddistinta dal nuovo brand Marche Land of Excellence. L'obiettivo, come ha spiegato il presidente, è quello di riallacciare un antico rapporto di amicizia con gli Emirati, basato su contatti importanti e relazioni proficue che ora, anche grazie alla firma del memorandum, possono tornare a confrontarsi per collaborare a favore dei territori, delle economie e delle nostre imprese. Come dicevamo prima, è uno di quei casi appunto in cui la forma diventa sostanza. Mi accendete il microfono, ok. Dovremmo esserci. Allora, come si dice, 3, 2, 1, go. Noi in realtà riusciamo a riunire le caratteristiche della nostra straordinaria Italia in un territorio molto ristretto e in maniera armoniosa. Il rapporto con gli Emirati Arabi, come dicevo prima, è un rapporto molto importante, perché è un rapporto che ci apre a un mercato, ma soprattutto riesce a costruire un ponte delle opportunità reciproche che, se vissute, se realizzate, possono garantire alle nostre imprese anche una continuità su latitudini che finora per noi erano poche conosciute. La missione a Dubai coinvolge oltre 100 soggetti, tra imprese, università e studenti sia universitari che delle scuole superiori. Questa mattina, dopo la firma del protocollo, Carloni ha partecipato anche ad un meeting con il presidente della Camera di Commercio di Dubai per prendere accordi di scambio commerciale. Se l'Italia ha rapporti istituzionali ed economici solidi con gli Emirati Arabi Uniti, è anche merito delle Marche, ha sottolineato Gino Sabatini, che ha elencato alcuni settori che ne potranno trarre benefici. Tutto il sistema casa, dal mobile, dal sistema della moda, il tac, tessile, abbigliamento, calzatura, dal sistema delle start-up innovative che noi abbiamo, non dimentichiamo l'agroalimentare, che sul biologico gli emiratini e quel palcoscenico economico può essere interessante. Sul sistema casa abbiamo tantissime aziende che possono intervenire, da quelle dell'illuminazione a quelle dell'arredo, da quelle che realizzano le cucine, ma per le grandi strutture che si stanno realizzando negli Emiratini, logicamente loro possono essere come general contractor molto presenti e molto attivi sulla moda. E questo protocollo va a valorare tutto quello che è il nostro modello marchigiano da poter mettere in campo. Noi come Camera di Commercio e Marche siamo e saremo sempre al fianco di qualsiasi iniziativa che va a valorizzare il mondo produttivo delle Marche, con la Regione Marche oggi, con gli amici emiratini domani, sperando che iniziano dei nuovi rapporti e che possano portare dei frutti importanti per questo periodo di nuova economia che dovremo guadagnare.